Nonostante la pioggia incessante, il sit-in per la difesa delle merci della Sicilia sta avendo luogo lo stesso qui a Mazara del Vallo. Accanto a me l'organizzatore Gaspare Accardo, oggi con non pochi problemi sicuramente con la pioggia. Purtroppo, come guardate, è ricominciato di nuovo a piovere, siamo stati sotto una tempesta molto forte. Noi l'abbiamo fatto, siamo stati di parola e abbiamo iniziato questa manifestazione. Stamattina sono venute alcune persone, non c'è stato per il maltempo una grossa affluenza, ma molte ditte, molte persone si sono avvicinate. Abbiamo iniziato a rallentare i mezzi, a informare la gente. Purtroppo la gente, ahimè, sembra sempre di più confusa mentalmente. Secondo me le famiglie hanno dei grossi problemi, la gente che li fermava e li guardavano straniti, c'è una forte crisi e le persone sono veramente in difficoltà. Queste manifestazioni servono per svegliare la gente, per stimolarli. Io non mi fermerò mai, continuerò continuamente a fare queste iniziative, perché l'unica soluzione, dobbiamo capire che queste manifestazioni sono l'unica cosa possibile per svegliare e soprattutto fare capire a chi ci sta distruggendo che noi non siamo veramente cretini, che non siamo veramente rassegnati, che insistiamo, che i cittadini, perché noi siamo cittadini, siamo dei padri di famiglia che cerchiamo di dare un segnale che noi non possiamo continuare in questo stato. La città di Mazara del Vallo, torniamo nella nostra città, è una città in distruzione, la nostra città è la più massacrata della provincia. Marsala, Trapani non sono nelle nostre condizioni, noi siamo in distruzione, i negozi chiusi, l'economia bloccata, la manineria, perché noi era forte la manineria, i nostri prodotti, questa è una manifestazione nella tutela dei prodotti, i nostri prodotti, il nostro pesce che era di una importanza unica in tutta Europa, in tutto il mondo conoscevano il pesce di Mazara del Vallo, ormai la manineria è distrutta e la città è in depressione totale. Questa manifestazione è fatta per i prodotti, stanno manifestando oggi a Catania, c'è stata pure una forte manifestazione per gli agricoltori, per l'IMU, per la produzione di arance, che ormai anche lì è tutto bloccato perché hanno permesso di entrare le arance del Marocco, i carciofi dall'India. Ci sono dei prodotti assurdi, dei prodotti senza controllo, anche per un discorso della nostra salute, che si mangia porcherie per risparmiare, ma questo è un male che facciamo a noi stessi. Noi dobbiamo cominciare a rispettare le nostre persone pure nell'alimentazione. Quindi noi continuiamo e insistiamo, non ci fermiamo. Maltempo, non maltempo, viene la gente snobba e me ne frega. Noi continuiamo perché è una cosa che riguarda tutte le famiglie d'Italia. L'importante è che oggi comunque il messaggio è stato mandato. Sì, il messaggio è stato mandato e non ci fermeremo. Stiamo organizzando una manifestazione in Sicilia, ci sarà presto una riunione che ci confronteremo tutti, come era successo a Palermo. Poi purtroppo la manifestazione di Messina è stata bloccata, ci risiediamo e ci guardiamo nella faccia e decidiamo veramente di muoverci, perché non è più tempo di stare a guardare. Devono capire questi signori, purtroppo la politica, il sistema che ci sta rovinando, dobbiamo guardare la verità, siamo a rischio di tutto, siamo a rischio di terrorismo, hanno permesso di entrare gente senza controllo, entra a merci senza controllo, ci tattassano, ci stanno completamente distruggendo e noi non possiamo stare a guardare, noi dobbiamo reagire assolutamente. Quindi appresso faremo una grossa manifestazione che sarà fatta in tutta la Sicilia, veramente in massa.